Il Covid pare più forte pure della malavita, ma non quando si parla di usura. L'unico reato contro il patrimonio che cresce anche in pandemia, più 6,5%, è il timore, è che sia solo l'inizio. La Guardia di Finanza di Torino, del resto, ha da poco arrestato 6 persone accusate di applicare tassi fino al 2.500%. Ti presto 1.000 euro, me ne restituisci 25.000. L'usura trova terreno fertile dove c'è la crisi, e la crisi è da mesi compagna di viaggio di molti imprenditori. Il problema di liquidità c'è ed è confermato anche nell'ultima rilevazione che abbiamo fatto. Hanno risposto più di 1.380 microimprese, artigiani piemontesi. Oltre il 50% del campione lamenta problemi di liquidità. Il 13% di imprenditori ha avuto esperienza diretta, personale o attraverso conoscenti, di situazioni che possono andare nell'usura. Gli sportelli antiusura torinesi ad oggi non hanno registrato un incremento di denunce, mentre per la Camera di Commercio in questo 2020 hanno chiuso i battenti quasi 5.000 attività in meno dell'anno scorso. Ma proprio a Torino la prefettura ha incrementato le interdittive antimafia e il capoluogo, col nulla osta del governo, è tra i primi a creare l'osservatorio provinciale permanente antiusura, al virtuale tavolo istituzioni, banche, associazioni di categoria e ordini. Quello che è emerso è soprattutto l'esigenza di liquidità. È assolutamente indispensabile che i contributi, l'erogazione di mutui, eccetera, avvengano in tempi, rispettando ovviamente i requisiti che le banche prevedono, però in una tempistica ravvicinata. ABI e Banca Italia hanno espresso la volontà di agevolare al massimo la rinegoziazione di mutui e contributi. È necessario aumentare i crediti già erogati, aumentare i tempi di restituzione, altrimenti rischiamo che veramente tantissime aziende diventino vittime dell'usura. L'osservatorio monitorerà con attenzione anche i passaggi di gestione per evitare la cessione delle attività in mani sbagliate.